mi fa enormemente piacere essere qui, grazie Alberto per l'iniziativa, grazie a voi giovani padani. Ho visto qui prima entrando e mi ha fatto piacere un altro giovane, anche il sindaco di Somma Riva Bosco, che sicuramente è venuto ad ascoltare questa iniziativa. Vi facciamo, Somma Riva Perno, scusate, vi facciamo un bel applauso, perché pensate, bravo. Ma gli facciamo un bel applauso perché uno di quei giovani, dentro e fuori, che si è assunto delle responsabilità importanti, che li sta portando avanti. I giorni scorsi era qui con noi, con la Presidente Gancia, in questo momento sta vivendo delle situazioni molto difficili, situazione economica, non è solo quella nazionale e internazionale, ma è anche e soprattutto quella della provincia di Cuneo. E voi lo vivete attraverso le vostre famiglie, attraverso chi lavora, attraverso chi soffre per un lavoro, perché la cassa integrazione c'è, ci sono tanti aspetti che non possiamo negare. E beh, proprio prima parlavamo che per fare in modo che si togliessero i picchetti a quell'azienda sul territorio di Somma Riva Perno, lui si è impegnato con l'RSU aziendale in modo tale che ripartisse il lavoro per fornire gli ingranaggi alla John Deere piuttosto che alle altre grandi aziende. Ecco, questo è anche un segno, un esempio, perché guardate, io credo che la politica ha degli aspetti importanti. Io sono giovane di Lega Nord, no? Sono giovane, non sono sempre arrivato ieri come si dice a volte in certe sedi, è già un po' che sono arrivato, però sono giovane di questo movimento, però io dico, ho vissuto la politica con grandissima passione. E guardate che la passione vi nasce dentro, vi nasce dal vostro cuore e andate in un movimento, entrate in un movimento che vi avvolge, perché questo movimento è una grande famiglia ed è anche un movimento che ha la cultura, diciamo, del rispetto all'interno di quello che sta svolgendo l'attività del movimento stesso. E rispetto significa rispettare i ruoli, rispettare le persone, rispettare anche le idee un pochino diverse rispetto a quelle che sono nello stesso interno. Tutto questo dà un grande segnale di capacità. Noi crediamo che la nostra provincia, il nostro territorio passa sicuramente attraverso di voi per il futuro. E guardate che attraverso le grandi difficoltà, attraverso i momenti in cui si soffre di più, vengono fuori le più grandi risorse. Io capisco l'esperienza di ieri di Flavio Gassaldi, quando parlando, organizzando quella splendida assemblea a Fossano, che ha parlato il presidente, il nostro onorevole Roberto Cota, c'era la presidente Gianna Gancia, eccetera, e molti altri, ha affrontato con determinazione questo argomento. Non sono facili, con tutti gli insegnanti contro, però con tantissimi studenti allineati con lui, perché credono in questi ideali, credono nella serietà, nel portare vicino alla nostra terra le vere soddisfazioni del cuore, quelle che servono per la vita umana e quelle che soprattutto ci aiutano a crescere sempre di più e a non dimenticare nessuno. Ricordatevelo bene che qui, e la provincia lo sta facendo, è più facile, Anna lo diceva prima, quando si amministra è un po' più facile essere sempre in campana, perché magari chi sta ai margini, chi sta fuori eccetera non si sente coinvolto. Ricordatevi che siete tutti coinvolti in questo grande progetto di far sì che il nostro movimento diventi non solo il primo in provincia di Cuneo, ma in regione Piemonte, e sia soprattutto il movimento del futuro del nostro paese. Grazie e buona giornata a tutti.